Amici di Acenacon, buonasera. A distanza di una settimana siamo tornati sempre alla pizzeria Ninì di Montesilvano Colli. Questa sera c'è con noi Luca Crecco. Ciao Luca, ben ritrovato. Ciao Luca. Buonasera, prima ti ho visto molto incuriosito da questo primo antipasto che ci è stato portato. Come da nostra tradizione, come già visto l'anno scorso, dobbiamo prima parlare un po' e poi tutto tuo. Io sono a dieta, quindi non posso toccare nulla, Luca. Poi c'è Alberto Capo dietro la telecamera che non è d'accordo che è tutto tuo, perché vorrebbe mangiare come sta facendo spesso e quindi è geloso di questo piatto, Alberto Capo. Ciao Alberto, buon lavoro anche a te. Naturalmente Alberto Capo alla telecamera e al montaggio. Luca, dove ci eravamo lasciati l'anno scorso? Ci eravamo lasciati che ti avevo raccontato tutta la mia storia. E che volevi andare in Serie A col Pescara, quando ci sei andato vicino? È vero, sono andato vicinissimo, perché comunque è stata un'annata incredibile l'anno scorso. L'abbiamo sfiorata, però purtroppo non è andata come speravamo alla fine. Comunque siamo un buon gruppo quest'anno e vogliamo ripetere quello che abbiamo fatto l'anno passato. Magari con un finale diverso. Magari con un finale diverso, anche se arrivarci nei playoff. Comunque una volta quando uno arriva nei playoff poi è tutto da vedere, quindi speriamo. Tra l'altro quella partita playoff contro il Verona, no? Quella serie, insomma, una partita che si fa fatica a dimenticare, no? Bentegodi un pareggio, si torna allo Stadio Adriatico e un rigore vi ha condannato. Tu che ricordo hai? Se te dovessi dire raccontami in 30 secondi quella doppia serie, che mi dici? Ma allora ti dico che l'andata al Bentegodi secondo me abbiamo fatto una gran partita e non meritavamo neanche di pareggiare, secondo me, perché per come l'avevamo preparata e per come abbiamo giocata meritavamo almeno un gol, magari una vittoria. Il ritorno è stato un po' strano, perché comunque ci siamo abbastanza chiusi perché temevamo comunque la squadra era forte e siamo stati sfortunati, magari disattenti nell'ultima occasione a concedere il rigore, e purtroppo sul dischetto ha fatto gol e da lì siamo... Quando Bellini oltre il novantesimo si è girato e la palla ha scheggiato la traversa, dov'era Luca Crecco? Stavo pregando che magari riusciamo a passare quel turno, perché poi una finale playoff io non l'avevo mai giocata e sicuramente con lo spirito che avevamo potevamo portarla a casa e magari vincerla. A detta di tutti era la finale playoff Pescara-Verona. Certo. Quindi, ma poi hai visto il Verona in Serie A? Come sta andando? Il Verona in Serie A è una squadra fortissima, si è comunque rinforzata, perché comunque ha preso dei giocatori come Lazovic, comunque davanti ha preso giocatori forti, quindi, però sta facendo un ottimo campionato, adesso ha vinto con la Juve. Fa piacere che lo dici con il sorriso, approva Alberto Capo dietro la telecamera, quindi... Conti si fanno sempre alla fine. Tu arrivi dalla Lazio, giusto? Perciò dici così. No, vabbè, non mi interessa dispregiare la Juve, però. No, ci mancherebbe altro, però lo dici con il sorriso. Perché comunque ha fatto una vittoria che non è da tutti. Il rimonta poi. Mancavano 10 minuti e riuscire a rimontarla. No, comunque ho visto che lo dici con il sorriso, perché comunque arriva dalla Lazio Luca Crecco, no? Sì, arriva dalla Lazio e sicuramente è bello comunque che la Lazio è lì dopo tanti anni, perché... No, scherzi a parte, sono d'accordo. Sta facendo pure un ottimo campionato. Senti Luca, al di là dei contratti firmati che ti vedono legato al Pescara fino a giugno 2021, quest'estate non hai mai pensato di lasciare la maglia biancazzurra? No, sinceramente no. Dopo l'annata che ho fatto l'anno scorso comunque ero contento di essere venuto qua e comunque ho trovato un gruppo spettacolare l'anno scorso, e quindi comunque il mio obiettivo era di rimanere qua quest'anno e provare a fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi sono contento di essere qua e spero di restarci il più a lungo possibile. Magari con un finale diverso rispetto all'anno Magari scorso. Magari con un finale diverso rispetto all'anno passato, sì. Senti, ma Luca Crecco è una mezzala o Luca Crecco un quarto, un quinto, si trova bene? Questa domanda me la fate in tanti. Dimmi. Io sono nato la mezzala, perché sono nato come mezzala, però ho fatto sempre tutti i ruoli l'esterno, il quinto. Mi piace tanto fare il quinto, perché mi trovo molto meglio quando parto da un po' più basso, che ho campo davanti, rispetto magari a giocare in un 4-3-3, per dirti, esterno alto. Quindi quinto mi piace, o terzino, perché comunque riesco a partire da dietro e avere più campo davanti. Però comunque anche la mezzala è un ruolo che ho sempre fatto, quindi mi piace anche quello, perché comunque mi piace l'inserimento, quindi è un ruolo che ricopro e penso di farlo abbastanza bene. Un jolly imprescindibile, diciamo così, Luca Crecco. Un jolly, sì. Un jolly. Perché vediamo se ricordo bene, Luca. Tu l'esterno offensivo del 4-3-3 l'hai fatto a Perugia l'anno scorso.
Sì, una partita per lui. Terzino, hai giocato a Cosenza e hai anche segnato quando sei entrato da terzino. Il quinto di centrocampo l'hai fatto. Il quarto l'hai fatto nella partita, guarda caso, proprio contro il Cosenza nel Ho 3-4-3. La mezzala la fai spesso, quindi hai provato tutti i ruoli. provato Ti tutti, manca solo a destra. manca a Manca a destra? Ti è mai destra. capitato nei giovanili di dover andare in porta per qualche No, espulsione? No, non ti è mai mai, capitato. Senti Luca, che Pescara è quello di quest'anno rispetto al Pescara dell'anno scorso? mai. Beh, sicuramente Pescara di quest'anno, secondo me, a livello di squadra, magari ha qualcosa in più rispetto all'anno scorso. E Pescara più forte, quindi, secondo secondo te? me a livello di singoli è più forte. L'anno scorso comunque avevamo questo spirito di gruppo che ci distingueva dagli altri. Però quest'anno adesso con il mister Legrottaglie abbiamo ritrovato la nostra identità. Comunque il gruppo è sempre un gran gruppo, siamo tutti affiatati, quindi secondo me possiamo dire la nostra quest'anno perché siamo un'ottima squadra. Sono d'accordo sul fatto che siete un'ottima squadra, ti vedo sempre con lo sguardo verso questo piatto, ti dico anche che sta per arrivare qualcos'altro, Luca, però Sì, ancora manca un po'. aspettiamo. Dopo sarà sfida, è anche calcistica, tra te e Alberto Capo per mangiare di più qua. Io mi tirerò fuori, mi tirerò, Alberto sorride dietro la Tu ti telecamera. bevi la birra. Io no, io sono a dieta, quindi faccio il bravo questa sera. Luca, ti volevo chiedere una cosa, ti volevo chiedere. Zauri, Legrottaglie, due modi diversi di intendere la gestione, di intendere anche tatticamente il calcio. Tu mi sai dire che cosa vi ha dato in più le grottaglie? Guarda, secondo me Legortari ci ha dato una spinta in più nel dire magari di trasmettere magari a tutti noi la voglia di andare in avanti, la voglia di lottare su ogni contrasto. Infatti comunque queste ultime partite, a parte l'ultima, comunque non abbiamo fatto quello che dovevamo. Abbiamo fatto vedere che comunque essendo più alti, più aggressivi, possiamo far bene. Quindi magari posso dire che questo è quello che ci ha trasmesso Legortari. Chi è secondo te la squadra più forte di questo campionato? Benevento a parte perché vantaggio superiore alla doppia cifra, eppure il Pescara gli ha fatto 4 gol. Chi è secondo te Io, la squadra che ti secondo vedi? me, a squadra, a nomi, ti dico l'Empoli. Però ci ho giocato contro e mi è sembrata una grande squadra. Però vedendola, secondo me il Crotone è una delle squadre che può far bene, perché da come ho visto, comunque contro di noi hanno giocato benissimo, hanno vinto 3-0, quindi magari è pure per quello. Però ho visto davvero una squadra organizzata, è una squadra che giocava davvero bene al calcio. Fino a qualche settimana fa, fino a quando ci ha giocato il Pescara, il Pordenone era secondo in classifica. Che cosa significa secondo te, Luca, che il Pescara contro il Benevento ha segnato 4 gol? Probabilmente ne ha segnati di più il Pescara, che non ne ha subiti di più contro il Pescara che non quasi contro tutte le altre. E con il Pordenone, nella doppia sfida, il Pescara ne ha segnati 6, quindi 10 gol segnati le prime due della classe. Questo ti fa capire comunque quando ci siamo e quando siamo nella giornata giusta, siamo una squadra che può battere chiunque. L'abbiamo dimostrato, come è successo con il Benevento, come è successo col Pordenone, entrambe le partite. Quindi se siamo connessi e facciamo quello che dobbiamo fare, secondo me possiamo fare molto bene. Luca, ti volevo chiedere anche un'altra cosa, ti volevo chiedere. Mi interrompo solo perché stanno arrivando le pizze. Prego, prego, potete venire. Sì, vedo che sorride Luca Crecco, C'ho se le può guardare. Ecco. fame. Ah, hai fame, Luca, ancora manca un po'. Prego, le potete appoggiare con noi. Allora, queste, se non ricordo male, sono sempre le pizze semi integrali, Sì. 48 ore di Sì, lievitazione. esattamente. Grazie. Lievitazione naturale. Lievitazione naturale. Grazie. Grazie, poi le Prego. mangiamo con grandissimo piacere. Alberto, tu devi sempre solo guardare, ricordatelo. Come ti sembrano, Luca? E Dall'aspetto buonissime. tra un po' le Ora assaggiamo. assaggiamo. Stavo dicendo, Luca, nel girone di ritorno, secondo te, dove deve cambiare il Pescara rispetto al girone di andata? Prima mi hai parlato del nuovo atteggiamento con le grottaglie, un atteggiamento che vi permette di andare più alti. Ma quegli up and down che ci sono stati nel girone di andata? Guarda, secondo me, te l'ho detto prima, secondo me se capisci di fare un calcio più evoluto, più avanzato, più di sacrificio, secondo me questa è la chiave giusta per fare un girone di ritorno alla grande. Invece se magari rinizi come magari sono state parecchie partite a rinculare dietro, aspettare l'avversario, è più difficile. Ma mi A spieghi me una cosa, questo. guarda Luca, magari per i non addetti ai lavori,
in maniera molto superficiale si dice la squadra si abbassa, la squadra invece sta alta. Ma quando una squadra si abbassa e sta davanti alla propria area di rigore, quanto c'è di demerito proprio e di merito dell'avversario? Da che dipende? Sicuramente c'è tanto merito dell'avversario se comunque ti riesci a schiacciare, però secondo me devi essere bravo a stare alto perché ce lo sta facendo vedere il mister adesso, queste ultime partite, che comunque se con la linea difensiva siamo alti è più facile anche per noi centrocampisti aggredire l'avversario. Invece stando molto indietro è più difficile perché devi coprire più campo, quindi secondo me se facciamo bene questa cosa possiamo far bene perché poi comunque le qualità tecniche la squadra ce l'ha anche parecchie, quindi secondo me dobbiamo migliorare solo in questo e possiamo far bene. Di Luca Crecco nel futuro dove si immagina? Se Non lo so, più in alto possibile, spero. riesce, mi hai pensato? Sì, ci ho pensato, perché ci sono stato un anno e mezzo, quindi sono stato poco perché ho giocato poco, però spero di riarrivarci il prima possibile, magari con la maglia del Pescara. Come questo è un grande augurio che ti facciamo, che chiaramente da abruzzesi non può che farci piacere, Luca. La Grazie. scorsa settimana, proprio qui con Cristiano Del Grosso, abbiamo toccato un tasto che è di stretta attualità in questo periodo e volevo ascoltare anche un po' la tua opinione, che se stati stadi importanti, ad esempio lo Stadio Olimpico di Roma. Pescara Verona l'anno scorso c'era uno stadio che vi ha spinto e vi ha sostenuto e c'era una bella atmosfera. Quest'anno invece la contestazione nei confronti, si esplicita nei confronti del presidente, sta crescendo sempre di più, anche se la curva a voi vi sostiene sempre. Che idea ti sei fatto su questa situazione, Luca? Beh, guarda, come hai detto adesso, comunque la curva a noi ci sostiene sempre, quindi anche magari quando abbiamo fatto partita sottotono ci applaudono, quindi di questo siamo contenti. Per il resto le contestazioni, quelle ci stanno, sicuramente è meglio giocare con il pubblico a favore piuttosto che magari contro, però comunque fa parte del calcio e noi facciamo di tutto per portare tutti i tifosi dalla nostra parte. Anche perché credo che la società non vi faccia mancare niente a voi. No, no, assolutamente. La società perfetta, no, ci fa stare bene, non ci fa davvero mancare niente, siamo davvero contenti. Sono circa 15-16 mesi che sei a Pescara, tu, giusto, più o meno. Sì. La cosa che ti ha colpito di più della città in questo oltre a questo, in questi quasi 2 anni, dai, di No, permanenza. la città mi trovo benissimo perché comunque come non sono mai stato da nessun'altra parte, qui c'è il mare. E c'è la montagna a un'ora, quindi è una città dove mi trovo benissimo. Comunque sto 2 ore da casa e questo è fantastico. Comunque la mia famiglia può venire spesso a trovarmi, i miei amici, quindi qui posso dire davvero che sto Qual è bene. il quartiere di Luca Crecco a Roma? Balduina, zona Balduina, vicino Vicino? Ponte Milvio. E come sei diventato un giocatore della Lazio? Sono diventato perché giocavo lì in un quartiere vicino, Ottavia. E un osservatore mi ha visionato e mi ha fatto fare il provino alla Lazio dove sono stato preso e poi ho iniziato lì. Lo dici sempre con il sorriso perché quest'anno contate di vincere lo scudetto? Ah, contiamo no, comunque la squadra sta facendo un ottimo campionato, non è mai stata lì negli Va ultimi bene, anni, va bene. quindi. È giusto che ci sia più agonismo quest'anno nelle zone alte della classifica del campionato di Serie A. Luca, ci lasciamo, non facciamo il classico brindisi perché le bottiglie sono chiuse, ma è come se l'avessimo fatto. Siamo alla pizzeria Ninì di Montesilvano Colli. Direi che siamo pronti per assaggiare sia queste pizze semi-integrali a lievitazione naturale, 48 ore di lievitazione, ho imparato bene, posso diventare del mestiere, sia questi antipasti. Alberto Capo ha fatto il cattivo, quindi non gli facciamo assaggiare nulla. Con voi amici di Accenacon, ci vediamo la prossima settimana e continueremo a raccontare sempre storie a tinte biancazzurre. Intanto ringrazio Luca Crecco, grazie Grazie Luca, e noi assaggiamo questi splendidi piatti. Buon proseguimento, ciao! a te. Ciao.